La voce era sorta nell'officina. Datemi i nomi! Datemi i nomi! Ma noi eravamo fermi perché la linea era ferma per un guasto. Poi nel refettorio la voce diventò volontà comune e si uscì. Una decina di operai, io e molti altri, saputa la cosa, facciamo cerchio. Vuole i loro nomi, danno i loro nomi e Barbisin se ne va. Decidiamo la mattina seguente di contattare la Lega Fion. Finalmente siamo ricevuti dal signor Dal Compare. Signor Balboni, noi stavamo lavorando. Sì? Sì, no, non ci stavamo nascondendo. Stavamo lavorando, le cose stanno come diciamo noi. Fiat, stabilimento automobile, direzione. Deploriamo vivamente la sua mancanza, consistente nell'essere stato sorpreso ad oziare durante le ore di lavoro. Mentre le comunichiamo che è stato punito con un giudizio. Ognuno di noi è conscio del proprio dovere. Io stesso non ho mai rifiutato un lavoro. Neanche quando mi venivano dati turni massacranti e lavori pesanti. Lei stesso una volta si è congratulato con me per la bella figura che sempre l'ho fatto fare in qualunque officina, facendo qualunque lavoro. Se lei non è in grado di difendere i propri operai, sai cosa deve fare? Prenda una scopa e venga a mangiare polvere e a patire freddo insieme a noi! Firmi qui, sotto il verbale. Se vuole, può leggerlo. Ma scusi, perché devo firmare quel foglio? Se non trovo giusto quello che c'è scritto. Oggi ho pensato che forse, per un uomo, l'unica possibilità di essere felici sulla terra è quella di amare il proprio lavoro. E a me questo lavoro mi piace. Mi sembra di essere qualcuno.